Nome? Allora, Mattia. Gabriele. Quanti anni avete? Io 20. Quasi 21. E che cosa fate della vita? Io studio all'università. E io lavoro. E cosa studiate? Ingegneria elettronica. E che lavoro fai? Informatica, telecomunicazioni. Cos'è il design per te? Allora, il design secondo me è l'essenza dell'arte. È rappresentare un qualcosa di artistico in modo estremamente elegante. E per te? Per me è più o meno la stessa cosa, secondo me è un modo per esprimere se stessi, diciamo, nel modo più raffinato possibile. E poi ovviamente può piacere o può non piacere. Io lo trovo elegantissimo, per quanto comunque mi piaccia l'arte, il design mi sembra la parte più elegante. Chiarissimo. E pensando al design, ma anche non forzatamente al design, a qualsiasi aspetto della tua vita di tutti i giorni, che oggetto ami e che oggetto vorresti avere? Un oggetto esistente o anche che semplicemente vorresti venisse inventato? Diciamo che amo molte delle cose che ho e vorrei averne altre. Una cosa che amo particolarmente sono le piccole cose, cioè non penso di poter associare al design una cosa che amo particolarmente. Potrei dirti una cosa che mi piace in modo superiore a un'altra, quello sì. Esempio, il design di alcuni oggetti tecnologici che ho, come può essere l'iPod, la preferisco rispetto a un cellulare, perché secondo me rispecchia di più l'arte. Però non riesco a trovare, ecco, diciamo, nella vita di tutti i giorni una cosa di design che amo. E io invece il design che mi affascina in modo particolare è quello sia delle moto che del concept car, così. E per me quella è una delle espressioni più belle. E quindi cosa vorresti avere? Quindi la moto. E tu? Ma cosa vorrei avere? Cosa ti manca? Cosa ti piacerebbe avere? Quale oggetto secondo te manca? Quale oggetto desideri? Tante cose, appunto, come ti dicevo. Tutto quello che mi attrae, ecco, diciamo, il computer che hai sopra non ce l'ho e mi attrae, molto bello, ecco, appunto, forse Macintosh rispecchia particolarmente l'idea del concetto del design. Esatto, ha puntato molto su questa cosa. E pensando al luogo in cui vivete, qual è nella vostra città, cosa amate e che cosa vi piacerebbe avere invece che non c'è? Allora, io non sono di Milano, sono di La Spezia, tutti e due siamo di La Spezia. Va benissimo lo stesso. E direi che la cosa che amiamo della nostra città, almeno io parlo per me, è il mare. E senza sicuramente sarei malissimo. Da aggiungere, da rifare, qualunque cosa, ecco. Mentre qua su Milano, dammi il tempo di scoprirlo e poi magari ci rivediamo. Siamo qui tutta la settimana. La risposta per me è la stessa cosa. Cioè, dal mio punto di vista la nostra città è un po' morta, non c'è dinamismo, non c'è diciamo questo pizzico in più di brillantezza nell'insieme delle cose, almeno forse sono io che non lo vedo, però dal mio punto di vista. Benissimo.